Eccoci, buongiorno, sono le 8:36. Bravissima, lunedì mattina. Rigorosamente in diretta. E allora, Anna Maria, l'ospite che vi stiamo per presentare... È un ospidone, eh? Assolutamente sì, e ha una storia che ci insegna una verità fondamentale. La vita è come decidiamo di viverla. E lei ha deciso di vivere la sua con grande grinta, con grande coraggio e con un bellissimo sorriso per affrontare gli ostacoli che la vita le ha messo davanti. Una vita da sirenetta è il suo libro di esordio, in cui ci insegna che con l'amore, con l'amicizia, con l'autenticità, con il coraggio e con una buona dose di leggerezza non c'è barriera che non possa essere abbattuta. Conosciamola meglio con questo video, vediamo. E allora la presentiamo, è con noi Benedetta De Luca. Buongiorno Benedetta. Buongiorno. Ciao. Che bella che sei, che bel sorriso, l'ho detto, è un sorriso bellissimo. Io poi ho voluto far vedere questo video, preso dal tuo Instagram, perché ti proprio descrive al meglio, è la bellissima persona che sei. Sono molto felice che tu sia con noi oggi, Benedetta. Grazie mille, sono io felicissima, è veramente un onore e vi ringrazio per raccontare la mia storia, grazie. E soprattutto ricordiamo che sei una grande influencer, da 131.000 follower. Sì. Sì, per me è una grande conquista perché è vero, magari non saranno milioni, però è una community molto attiva e soprattutto una community che mi mostra affetto ogni giorno, soprattutto adesso con l'uscita del libro è stato un affetto poi concreto, quindi sì, sono super orgogliosa di questa mia community. Allora, partiamo dall'inizio, Benedetta. Sì. Tu nasci con una rara malformazione congenita, esatto? Sì, 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 sì. Ok, e diciamo che i medici, ai tuoi genitori, non avevano dato grande speranza. In realtà zero. I miei genitori all'inizio hanno girato praticamente tutta Italia. Sì. E sai, ognuno diceva il passaparola, lì sicuramente i medici sapranno cosa fare. Allora, premetto col dire che fino a qualche settimana prima il ginecologo di mia madre disse: no, guardi signora, sua figlia sta benissimo. E mia madre, che aveva già avuto altre due figlie, disse: guardi, a me la cosa che mi fa un po' strano è che magari mia figlia non scalzi, comunque siamo al nono mese e mi sembra molto strano. Però dissero: no, guardi, al massimo è un po' pigra, questa fu l'unica risposta. Sicuramente io ho 34 anni, sicuramente le ecografie di 34 anni fa non sono queste di adesso, ci mancherebbe, però per mia mamma è stato un po' uno shock, nel senso che comunque non se l'aspettava. Però ecco, la cosa che mi racconta sempre è che appena mi ha visto, che sicuramente io appena nata poi le mie gambe erano praticamente molto storte, anzi io non potevo stare né seduta né distesa, quindi era una situazione veramente critica, mi prese in braccio e disse: adesso guai a ti tocca, nel senso scattò in lei una sicuramente tanto coraggio e tanta voglia di difendermi dal mondo. Poi da lì si partì per un lungo iter, appunto, per capire cosa fosse, perché la mia è una malattia rara, e quando hai una malattia rara la prima difficoltà è proprio avere una diagnosi, quindi capire di cosa si tratta. Poi la cura sicuramente è una cosa che viene dopo, ma neanche adesso c'è proprio una cura vera e propria, quindi la prima cosa è avere una diagnosi. I primi medici dissero: signora, mi dispiace, ma la malattia è troppo rara e sua figlia sicuramente non arriverà a un anno di vita. E invece ad oggi ne abbiamo 34, quindi qualche anno l'abbiamo superato. Però poi arrivò un medico che invece decise di prendersi cura di me e soprattutto disse una frase che dico anche nel libro: prima di vedere me come bambina malata mi vide come una donna, quindi vide già nel mio futuro e disse: signora, tua figlia sarà un bel progetto di donna e tale la faremo diventare. Questa è una frase che mia mamma mi ha sempre raccontato e che poi
mi dà la forza anche oggi, nel senso, questo medico adesso non c'è più, quindi sicuramente il progetto di donna che sono oggi devo molto ai miei genitori che hanno avuto la forza di non mollare, e a questo medico che ha, ecco, non solo ha dato la sua professionalità, ma anche tanta umanità, e quindi eccomi qui. Ma è proprio da questo, da questa frase di questo medico che è nata l'idea del tuo libro, Vita da Sirenetta, oltre il tuo amore per la fiaba di Anderson. Sì, sicuramente, ecco, perché la Sirenetta è una figura che mi ha sempre accompagnato proprio da sempre, nel senso, in primis, la mia malattia, per esempio, nelle forme più gravi, nel mio caso, forse sì. mi sono bloccata, giusto? Sì, infatti, ecco. Ma ti abbiamo riacciuffato, ecco qua. C'era un fermo immagine. Così, sì, infatti. Meno male, poi vengono sempre malissimo i fermo immagine. Ma e, dai! E quindi praticamente nella forma più grave della mia malattia, però non è nel mio caso, prende il nome di sirenomelia, nel senso si nasce proprio con le gambe attaccate come le sirene. Quindi già questo, per me fu, quando lo scoprì, diciamo, la Sirenetta la vedevo un attimino non proprio di buon occhio. Poi in realtà mi sono rivista molto da bambina proprio nel cartone animato, anch'io proprio come lei volevo camminare, volevo avere un paio di gambe, avrei rinunciato a qualsiasi cosa pur di avere un paio di gambe, anche appunto alla mia voce, proprio come succede nel cartone. Ecco. Bella Sirenetta, però ecco. Diciamolo, Benedetta. No, eccola, è tornata. È anche uno dei miei film preferiti. Io so che da bambina imploravi affinché tua mamma, come dire, rimettesse la cassetta, perché all'epoca nel 90 c'erano ancora le VHS. Sì. Sì, quelle VHS col nastro che si girava, siamo un po' vintage, diciamolo. E quindi, come la Sirenetta, volevo salire in superficie, ma adesso voglio far sentire la mia voce e a quella coda, appunto come c'è scritto anche nella copertina, come ho imparato ad amare la mia coda di troppo, anche se di troppo comunque adesso la amo e non rinuncerei per niente al mondo. È proprio questo, Simone. Sì. Benedetta, la Sirenetta era in fondo al mare, guardava ricordando il cartone animato della Disney, guardava la superficie e diceva chissà che cosa c'è, un giorno anch'io vorrei essere lì, cantava. Sì, quindi è un messaggio sì. Subliminale, no? Quello della fiaba della Sirenetta, e anch'io voglio fare quello e salire in alto. Salire in alto però senza rinunciare alle proprie unicità, ecco, vorrei stravolgere questa favola, nel senso la mia coda c'è, fa parte di me e quindi perché dovrei rinunciarci? Anche perché, certo, vi svelo un segreto, nella fiaba Disney, è vero, ci hanno fatto credere che lei cammina, rinuncia alla coda e il principe se ne innamora, ma nella fiaba vera non è così, il principe non la riconosce perché lei perde la sua voce che era la sua unicità e caratteristica, sì, e quindi non se ne innamora. Secondo me, ecco, voglio dare un altro finale alla fiaba, in realtà, che secondo me se il principe l'avesse vista con la sua coda e avesse riconosciuto la sua, appunto, incantevole voce, secondo me se ne sarebbe innamorato ugualmente. E tu canti? No, io no, mannaggia, non ballo neanche, purtroppo, ovviamente per problemi tecnici, ma vabbè, però parlo, ecco, diciamo, comunque la voce è uno dei miei doni, secondo me, principali, perché magari ci ho provato da bambina a cantare, però adesso sono suonata come una campana, quindi nessuno è suonato. Poi Benedetta, tu sei campana, giusto? Sì, poi i campani sono molto intonati. Sì. Sì. Sì, diciamo, noi parliamo e cantiamo contemporaneamente, tutto un susseguirsi di emozioni, anche solo, ecco, il napoletano lo amo molto, non lo parlo bene perché non sono proprio di Napoli, ma di Salerno, però secondo me quella è una lingua cantata più che parlata, è vero. Diciamo che questo tuo libro, attraverso la tua vita, quindi dalla tua infanzia fino ad oggi, affronta con leggerezza tutti quei pregiudizi che hanno le persone nei confronti delle persone con disabilità, Benedetta. Sì, sì, diciamo, questo è sicuramente il primo obiettivo, nel senso, io con questi pregiudizi, con questi sguardi di compassione, di pietismo, ti sono purtroppo nata e cresciuta, nel senso, nella mia famiglia ovviamente mi dicevano Benedetta puoi fare tutto, magari, ecco, non proprio la ballerina di danza classica come vi ho detto prima, però io ci credevo che potevo fare tutto. Invece poi mi sono confrontata con le barriere architettoniche, con le barriere sociali, con gli sguardi della gente, con le frasi tipo poverina, che peccato che tu sia disabile, altrimenti saresti stata bella, e quindi tante frasi che, sommandosi, comunque mi hanno fatto capire che sono ancora tanti i pregiudizi, e come lo sono ancora oggi, nel senso, anche nel 2022
Sono tantissimi, dalle barriere architettoniche che ancora esistono, ogni giorno ne incontro una, almeno una al giorno c'è, e poi le barriere sociali e culturali, appunto, anche mentali. Quello che cerco di fare nel mio libro è di mandare un messaggio, ma soprattutto di farlo con un sorriso e con un po' di autoironia, che penso che sia sicuramente uno strumento utile per tutti, cioè nel senso di disabilità o meno, prendersi un po' con leggerezza, come hai detto anche tu, Simone, nell'introduzione, che dico io appunto nel libro, è secondo me fondamentale, un ingrediente giusto per affrontare la vita e soprattutto i momenti un po' più delicati e difficili. E allora andiamo a vedere alcuni di questi Sì. luoghi comuni che le persone hanno sulle persone affette da disabilità. Vediamo questo video, poi Benedetta lo commentiamo insieme. Va bene. Arriva. Uno, quando esco col mio ragazzo e mi chiedono: "Scusa, ma è tuo fratello?" Non credo proprio. Due, quando esco con i miei amici e mi dicono: "Che bravi i tuoi amici, mamma mia, sono proprio bravi a uscire con te." Ma mica fanno volontariato, cioè in realtà sono io che vado a prendere loro con la macchina. 3. Quando mi conoscono a malapena e dicono: "Poverina." Ma poverina cosa? Basta con questi luoghi comuni, impariamo a vedere oltre la disabilità. Impariamo a vedere Sì. oltre la disabilità, Oltre il Anna proprio Maria. naso, Benedetta, io ho visto tutti questi video su Instagram, a parte una vena comica proprio da campana, quindi io Grazie. personalmente ho sorriso e mi auguro veramente che con i tuoi 131.000 follower tu possa mandare questi messaggi positivi al popolo. Soprattutto perché possano capire che la vita è una sola e va vissuta così com'è. Esatto, ma soprattutto anche solo quando una persona, per esempio, mi scrive anche una cosa magari che può sembrare sciocca, ma per me è tantissimo. Benedetta, lo sai, da quando ti conosco non parcheggio più neanche quei 5 minuti fatidici sul posto delle persone con disabilità. Ecco, per me anche Esatto. questo è un piccolo tassello utile a garantire quindi un mondo più inclusivo. Oppure le persone che mi dicono: "Benedetta, io prima non ci pensavo, parcheggiavo la macchina sulla rampa, dicevo: vabbè, ma tanto che vuoi che sia, chi faccio del male, un pedone alla fine ci passa lo stesso, ma in carrozzina no." E quindi magari tante volte non è neanche mancanza di senso civico, No, sicuramente no. il 50% delle volte è così, però magari alle volte è proprio chi non conosce la disabilità, il mondo della disabilità, magari non ci pensa, e quindi questo serve sensibilizzare, a far sì che ognuno di noi nel proprio piccolo possa garantire un mondo più inclusivo. Forse perché dentro le scuole bisognerebbe parlare di più di inclusione, ma di praticità Certo, di inclusione, non di parole. hai detto benissimo, ecco, proprio nel concreto, perché magari a parole siamo tutti bravi, ma poi nella concretezza non molto, è vero. Benedetta, come Ariel ha trovato il suo principe Eric, abbiamo visto in questo video che anche tu hai un bellissimo principe Eric, Benedetta. Sì, e come ho detto anche lì nel video, Sì. una volta una signora mi disse, cioè proprio mi fermò e disse: "Scusa, ma lui è il tuo badante." Cioè, io rimasi un attimino, Addirittura. giuro, un altro è tuo fratello, che poi voglio dire, lui è nero, bruno, io biondo, cioè quindi proprio siamo completamente diversi. E quindi da queste frasi ho capito che forse bisognava parlarne, perché si pensa che una persona con disabilità non possa vivere una relazione d'amore o non viverla per scelta, magari poi ognuno è libero di fare quello che vuole, e perché c'è ancora questo pregiudizio, sai, per non parlare del pregiudizio. Sul pensare che magari tu ti devi accontentare dell'amore, invece non è così, nel senso io non mi sono accontentata, io amo il mio ragazzo, ci conosciamo da 3 anni e quindi nel senso non è il mio badante, non è il mio fratello, è il mio ragazzo, nel senso come è giusto che sia in qualsiasi storia Ma d'amore. soprattutto come l'hai convinto a fare il video? Perché ho visto proprio che è entrato e uscito ed era terrorizzato. Hai proprio centrato in pieno, lui è antisocial, antivideo. Ti dico che l'altro giorno fui ospite in un programma nazionale e lo trascinarono dentro la TV. Lui non se No! l'aspettava, ho detto: "Adesso mi muore in diretta." Poi invece è andata bene, meno male.
Però ecco, lui è molto dietro le quinte, nel senso mi supporta molto dietro, mi dà la forza, la carica di crederci in quello che stiamo facendo, e, però penso che già questo sia tanto, nel senso adesso per il libro stiamo girando praticamente tutta Italia e lui è sempre con me, e già questo credo che supportarsi nell'amore, cioè credere nel prossimo è un valore aggiunto, altrimenti è meglio stare soli, no, se l'altra persona non crede in quello che fai. È sicuramente così, nel senso nella vita tutti abbiamo bisogno di sostegno, di affetti, nei momenti poi anche più difficili. Lo abbiamo visto nel primo video, la tua vita è piena di belle cose, Benedetta, sei piena di amici che ti amano, ho visto su Instagram, ti sei laureata in giurisprudenza, quindi penso un grandissimo risultato a livello personale, raggiungere una laurea, che anch'io sarei felicissimo, diciamo, quindi complimenti davvero. Grazie. Sì, mi sono abilitata anche, scusate, ci tengo perché dopo 10 anni di studio almeno lo dico. E so anche... che significa, ti sei abilitata all'avvocatura, vero? Dopo notti in bianco a piangere sui libri, nel senso, diciamolo, non è sicuramente facile, nel senso, perché poi mi scrivono anche persone che mi chiedono proprio consigli, soprattutto matricole, Benedetta, ma è davvero così difficile questa laurea? Dico sì, però non mollare, nel senso credici, se è una cosa che ti piace. Però adesso ovviamente non sto esercitando la professione, in primis non ti nego, proprio perché è una professione molto dinamica, nel senso dovresti correre dalla mattina alla sera, io comunque ho fatto pratica e correvo, sicuramente non proprio alla lettera, ma si correva tutti i giorni, e quindi ho detto non che non fa per me, ci mancherebbe, la vita, come abbiamo detto, non ti pone limiti, però per il momento se posso scegliere preferisco una cosa un po' più comoda, poi magari un domani in vecchiaia magari ci mettiamo su una sediolina col turbo e corriamo per tutti i tribunali d'Italia, vediamo. Ma anche questa è una scelta di vita, Simone, no? Nel senso, indipendentemente da tutto, è proprio una scelta anche mentale, di sanità mentale, dice ok, scelgo di fare un mestiere dove posso avere più tempo, farlo con calma. Ma perché hai scelto proprio l'avvocato? Di solito chi decide di fare giurisprudenza è perché vuole dare voce a quello che ha dentro. Hai detto proprio benissimo, anzi ti ringrazio per questa domanda, perché io da bambina sono stata vittima di bullismo e tutto questo è stato alle medie, e questa cosa mi ha cambiato praticamente proprio la percezione della realtà, nel senso ero piccolina però capivo che quello che io stavo chiedendo in quel momento erano semplicemente i miei diritti, cioè nel senso io non dovevo giustificarmi, non erano privilegi, erano diritti, la parola diritti. E quindi a un certo punto ho detto basta, io ci voglio proprio entrare in questi diritti, voglio conoscerli, voglio capire come si legge anche solo un codice, e forse la mia voglia di giustizia, la mia voglia di andare oltre, di entrare proprio nel vivo delle leggi, e non ti nego che comunque mi è servito tanto, nel senso è stato comunque uno strumento utile per abbattere un pochino queste distanze appunto anche tra il mondo delle persone con disabilità e il mondo delle persone senza disabilità, e è stata un'arma giusta che mi permette di appunto far valere i miei diritti, che non sono solo i miei ovviamente, ma di un'intera comunità. E dal 2021 è diventata un simbolo di body positivity, Benedetta. Sì, anche questo è stato un evento che mi ha praticamente cambiato proprio tutto, nel senso, io come mi sono iscritta sui social, in un primo momento sbagliavo, nel senso mostravo solo il mio viso, mostravo solo magari, levigavo il mio corpo, levigavo il mio viso, cioè modificavo tutto. E mi guardavo e dicevo wow, però sono veramente figa, guardami, grazie, non ero io, era tutto modificato. E però poi fai conti con lo specchio, nel senso dici aspetta, ma quella identità digitale che mi sono creata nella realtà non esiste. E quindi c'era qualcosa che non andava in questo approccio poi social, secondo me era sbagliatissimo. Poi ho conosciuto questa realtà di body positive, era proprio un hashtag nel senso, e da lì ho capito che tante donne nel senso si spogliavano proprio dalle loro insicurezze, dalle loro paure, e si mostravano con la cellulite, con le smagliature, con le cicatrici, con le estomie, qualsiasi caratteristica fisica. E ho partecipato dal vivo poi al primo evento body positive, scusatemi, blocco, ci sono. Io vi devo dire una cosa, io c'ho il tecnico team stamattina. Ah, ma davvero? Ho sempre il wifi a 1000, quando è arrivato mi ha messo il colpo al cuore, ho detto aspetta, anzi proprio adesso, vabbè, comunque apro e chiudo. Succede, volevo dire che... il bello succede, della diretta! Succede, infatti il panico, però vabbè ci siamo, comunque ce la facciamo. E...
E quindi quando ho partecipato a questo evento ho visto, eravamo più di 150 ragazze, ma anche ragazzi, perché ci tengo a dire che anche gli uomini sono vittime di body shaming, non solo le donne, cioè nel senso, qualcosa che purtroppo non è una cosa positiva, ci mancherebbe, ma è qualcosa che attacca tutti, quindi è giusto e doveroso che anche gli uomini partecipano a questi eventi. Sì. Ed eravamo più di 150 ragazzi in Ligerì. Voi dite, perché Ligerì sotto al Duomo ad ottobre, un freddo cane? Perché c'era un obiettivo comune, cioè nel senso mostrarci così come eravamo, ed è stata una liberazione. Cioè anch'io ho mostrato le mie gambe, cosa che non facevo mai neanche al mare, cioè io al mare andavo con i pareo lungo fino sotto i piedi, invece lì ho mostrato le mie cicatrici e da allora vado al mare con molta più leggerezza e tranquillità. Mi godo una giornata al mare senza pensare che tutti stanno lì a guardare le mie gambe, perché poi esatto. Non è così. Soprattutto però potete scegliere un altro mese, eh? Magari agosto. Sì, un freddo. Per però non morire di freddo. Sì, un freddo, però è stato bellissimo. Perché poi la forza delle donne, ma anche degli uomini, come dicevamo prima. Bello. Quella ecco. È la forza degli uomini e delle donne, che è la resilienza. Esatto, di essere se stessi e di non avere queste barriere, ma più che architettoniche, proprio mentali. No, ma poi il fatto che il bullismo esista anche nel mondo maschile, questo è importante, bisogna dirlo, perché non è una sfera, diciamo, prettamente femminile. È ovvio che magari può succedere di più, però anche nel mondo maschile questo forse fenomeno semplicemente c'è. Perché le donne lo dicono di più rispetto ai maschi, semplicemente questo, sono più omertosi o forse hanno più paura di esporre questo problema. Invece le donne si fanno più forza a vicenda su questo e decidono di parlare. Ma esiste per tutti i generi e per tutte le razze. No, certo. Poi ci sono appunto delle persone come Benedetta che usano la propria voce come piattaforma e questo sicuramente aiuta, dà la forza e il coraggio per parlarne. Okay. Sì, allora, lo Samuel, ricordiamo, non ce l'abbiamo, abbiamo perso Benedetta. Non ce l'abbiamo, comunque. Ricordiamo, facciamo vedere di nuovo la copertina. La copertina del libro. Una vita da sirenetta. Sì, allora, Una vita da sirenetta è il libro dove lei racconta tutta la sua storia e di come non ci sono limiti architettonici e mentali per poter fare la vita che si vuole. Sta girando tutta Italia proprio in questo periodo per promuoverlo, ma soprattutto seguitela sui social, è un influencer, ma un influencer di positività. Eccolo nel vero qua. Senso della parola. E, bella nel questa vero copertina, senso, Sì, e nel vero senso della parola, e mi raccomando, seguitela perché ha sicuramente qualcosa da dire e da insegnare. Benedetta, guardami qua, vieni qua, eccomi qua. Io ti voglio fare davvero i complimenti per la tua forza, perché in genere, io parlo personalmente, mi abbatto per le piccole cose e tu oggi mi hai dato un grandissimo insegnamento, che ci sono problemi molto più grandi, però se con il sorriso li affrontiamo, se con la forza, la grinta, allora possiamo rendere la nostra vita quello il più che vogliamo, facile possibile. Ma la anche vita la vita che vissuta. Vogliamo, eccola, ti stavamo salutando! L'ho perso. Intanto noi ti salutavamo. No, sì, scusate, perché poi mi ero ricollegata, vi sentivo, però non mi sentivate. Va bene, non so se abbiamo detto cose sentito. Giuste. Io vi ho sentito e grazie, perché ecco, avete praticamente riassunto tutte le mie parole e grazie veramente. E allora Benedetta, speriamo di vederci presto e soprattutto ci seguiamo sui social. Sì, ti aspettiamo in studio Benedetta, quando grazie, vuoi. Grazie, assolutamente. Da Salerno a Roma, dai, è un'ora e mezza di treno. Vengo, cioè lo dico, tanto ormai parto sui treni. Ormai siamo amici. Senza limite, va benissimo, grazie mille. Ciao, grazie Benedetta. Per questo piccolo inconveniente. Buon lavoro, buon tour promozionale del tuo libro. E allora, con questa positività, noi diamo la linea al TG Flash. Oggi non so parlare, lunedì. Spazza l'informazione, a tra poco. Finisco io.